Quella di quest'anno che si tiene a Roma, Palazzo delle Venezia, è la 10ª edizione, quindi diciamo anche per noi un compleanno estremamente importante, in una sede altrettanto importante, appunto il centro di Roma, che è Palazzo Venezia. Ci sarà un programma scientifico estremamente importante che si avvale della collaborazione di rappresentanti del Ministero del Turismo, del Ministero della Cultura, oltre che importanti relatori internazionali. Il ruolo fondamentale dei comuni, delle città che partecipano è sempre di più fondamentale, sempre di più importante, proprio legato alla fruibilità e alla creazione all'interno dei territori di programmi alternativi, di programmi di nicchia, di messa in rete di tutti quei beni culturali, materiali e immateriali che dell'UNESCO ne fanno parte o sono in addivenire o sono in tentative liste, proprio per arricchire e ampliare il patrimonio e la possibilità di far usufruire i turisti di cose che magari sono meno conosciute, meno note, ma che possono diventare veramente il motivo per un viaggio. Quindi è un'importante vetrina. Assolutamente sì, un'importante vetrina dove noi porteremo circa 70 tour operator anche quest'anno, oltre che da tutti i paesi europei. Quest'anno abbiamo Argentina, Thailandia, Giappone, Stati Uniti, quindi anche paesi extraeuropei. Altrettanto numeroso è il parterre dei giornalisti, quindi abbiamo ad oggi già la conferma, la presenza di tutti i 55 siti UNESCO italiani, oltre a diversi paesi stranieri che anche per la prima volta si affacciano all'evento, tra cui appunto la stessa Argentina che sarà paese ospite. Io voglio dire questo, che io vorrei che il VTU l'anno prossimo potessimo farlo nella regione Campania. Non abbiamo trovato un'apertura da questo punto di vista, però colgo l'occasione per dire a tutti i comuni che hanno dei beni culturali che venissero a Roma, li ospiteremo noi nello spazio che abbiamo già acquistato, perché il nostro interesse è che tutta la Campania venga rappresentata. E dicendo questo mi rivolgo non solo ai comuni della città metropolitana, ma a tutti i comuni della regione Campania. Perché è importante questa partecipazione? È importante perché non solo è un incontro internazionale, l'unico riconosciuto dall'UNESCO come incontro internazionale, ma perché c'è uno scambio e noi sappiamo che la cultura è un valore, la cultura produce reddito, la cultura produce sviluppo, e noi vogliamo mettere in rete tutti i comuni e tutte le bellezze della nostra regione affinché anche noi possiamo dire di aver la nostra benzina, quella benzina che non inquina e che invece produce bellezza anche per le generazioni future. Perché sarebbe importante farlo a Napoli? L'anno scorso a Siena c'erano 70-80 buyers e giornalisti i quali hanno potuto visitare Siena, hanno potuto visitare la Toscana e lì scegliere appunto poi dove fare i loro pacchetti per un turismo che è un turismo di qualità. Io questo vorrei ricordare, che il turismo deve lasciare delle risorse sul territorio, deve lasciare e non consumare soltanto. Per questo io dico, non importa che 5 milioni di persone vanno a Pompei, è importante viceversa che vanno a Padula, che vanno ad Ercolano, che vanno a Castellammare di Stabia, ad Oplontis, che vanno ovunque a conoscere, perché sappiamo che questo è un turismo scelto, è un turismo che non consuma il territorio, ma che anzi lo arricchisce.